reggenza della contrada di San Bernardino. Partiamo dal Gran Priore, Alessandro Moroni. Gran Priore, per la contrada, che anno è stato questo 2023? Bah, decisamente un anno positivo. Finalmente possiamo definire questo qui come un anno totalmente primo, cioè Covid free, quindi è stato un anno, diciamo, secondo i nostri canoni, i nostri standard, come normale, potremmo dire. Abbiamo avuto la possibilità di poter fare un sacco di iniziative, un sacco di attività, un sacco di eventi, coinvolgendo sempre nuove persone e cercando appunto di ingrandire un pochettino la famiglia Biancorossa. Sono molto piacevolmente sorpreso dalla rispondenza delle persone, perché stiamo continuamente trovando, cioè verificando di prima mano il fatto che c'è questo crescente interesse verso il palio, il movimento del palio verso la contrada, quindi troviamo sempre gente nuova, facce nuove, quindi facciamo condivisione e socializziamo con persone nuove. Quali le novità della contrada di quest'anno della commissione costumi? La nostra commissione costumi, super fantastica, ci ha lavorato sul costume del gonfaloniere, sul costume dello scudiero e della scorta. Come avete potuto vedere, in piazza abbiamo sfilato con costumi nuovi e, che dire, le nostre donne ricamano benissimo, gli abiti sono fantastici, quindi un applauso alla nostra commissione costumi, sempre attiva e sempre presente. Peraltro abbiamo anche ricevuto diversi encomi, perché sono stati portati avanti dei progetti e dei lavori molto importanti, quindi lo vedrete durante la sfilata. La domenica di maggio, l'ultima domenica di maggio, si avvicina. Siamo pronti? Ah, per forza, non abbiamo scelta. Si partecipa solo per vincere il palio, non si partecipa tanto per partecipare. Non c'è spirito limite del palio. Situazione della stalla? La situazione della stalla è secondo le aspettative. Abbiamo cambiato quest'anno monta, abbiamo cambiato scuderia, però cerchiamo di far leva sul metodo. E quindi ci aspettiamo di fare il palio migliore possibile.